Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata del Punto dalle frequenze di Teleambiente. Teleambiente si riceve nel Lazio e Lombardia su canale 812 e poi naturalmente sulle collegate Teledonna e Consumatori Channel. Ho il piacere di avere qui in studio, alla mia destra, che è la vostra sinistra, l'onorevole Antonio Maria Rinaldi, economista europarlamentare del gruppo della Lega ID. Lo abbiamo in studio con grande piacere, io l'ho incrociato nelle sedi di Rete Oro La Voce TV, ma grazie all'amico ormai decennale di Teleambiente, Augusto Caratelli, che è qui con noi naturalmente, ci sta seguendo con attenzione. Grazie ad Augusto Caratelli, lo abbiamo qui nei nostri studi. Augusto Caratelli è presidente del Comitato Difesa Esquilino Monti e portavoce del Movimento Comitati Cittadini di Roma. Con lui poi faremo delle trasmissioni su Roma perché so che lui è molto amante della sindaca Raggi. Alla mia sinistra, che è la vostra destra, abbiamo qui con noi Stefano Zago, che è il direttore di Teleambiente, giornalista parlamentare. L'incarico più tragico è quello che anche l'editore di Teleambiente, ma naturalmente ha avuto piacere di stare qui in studio con noi per sentire dalla viva voce di uno che l'economia l'ha studiata da ragazzo e che è stato anche molto ed è molto amico del adesso presidente della Consob Savona, che gli dette un voto all'esame che nessuno voleva affrontare, poi dopo qualche anno gli disse quel 28 forse era basso, avrei meritato il 30, ma quando ha saputo che non conosceva il ministro Funk gli ha ritolto subito quei crediti. Allora, la copertina del libro che è la più importante, Antonio Maria Rinaldi, con gli autori di scenari economici, ha scritto lo scorso anno e adesso sicuramente dovrà fare un'edizione rivenduta, anche se l'editore Aliberti ne aveva già fatto una piccola integrazione. La sovranità appartiene al popolo o allo spread? Con la prefazione di Luca Telese, un bravo e ottimo giornalista cresciuto, come lui ha messo sul suo sito, qui a Teleambiente negli anni eroici delle prime TV libere. Antonio Maria Rinaldi, questo libro ve lo consegno, lasciate la copertina, prego la regia, io sono ininfluente. È un libro da leggere, sono 143 pagine, costa solo 9,90 euro, lo trovate sicuramente dalla Feltrinelli. Parleremo della prefazione, poi del suo intervento, riprendiamoci le chiavi di casa e poi ci sono tutta una serie di scritti, di argomentazioni, di interventi e di interviste. La prima parte è la versione di Savona, la seconda parte come abbiamo perso la sovranità. Riprego, leggetelo, ma soprattutto lo dovrebbero leggere i colleghi quando la invitano nelle trasmissioni, nelle TV nazionali, pubbliche e private, perché i libri non li legge nessuno, li scrivono in tanti, li comprano in pochi, ma non li legge nessuno. Più liberi di lettori. Esatto. A lei la parola. Intanto, lei è stato eletto con la Lega, grande risultato dopo Matteo Salvini, le ha preso più preferenze. Intanto, ci racconti di questi primi giorni al Parlamento europeo, poi la regia sa che deve mandare le immagini della nuova commissaria, la Ursula von der Leyen, la Merkel, Draghi, Trump, Putin e Xi Jinping, e anche quando andiamo nel corso della trasmissione, quell'immagine del nuovo aeroporto di Pechino, come si chiama quell'aeroporto, direttore? Con la forma della stella La stella, e soprattutto voglio dire la parata per i 70 anni. Onorevole. Beh, innanzitutto, come prima battuta, questi primi mesi, perché noi siamo Certo. entrati ufficialmente il 2 di luglio con la seduta inaugurale a Strasburgo, che è l'altra sede, perché le sedi del Parlamento europeo sono due, una a Bruxelles e l'altra a Strasburgo, c'è anche la sede di Lussemburgo, non ci Esatto. facciamo mancare nulla. Esatto. Esatto, e la mia prima valutazione è che è molto peggio di quello che si possa pensare. Ecco, questa è la Guardi la mia carta. prima impressione.
Soprattutto ho notato che c'è una prevenzione nei confronti dell'Italia in generale. E questo mi dispiace molto perché a noi non manca assolutamente nulla. Non so perché c'è veramente da parte proprio degli altri paesi nei nostri confronti un occhio che non mi piace. Ecco. E da italiano, da fiero italiano, la cosa mi dà estremamente fastidio. Io ho i capelli bianchi in testa, ho un'età tale per il quale sarei potuto tranquillamente rimanere a casa, lo dico sinceramente, e ho accettato questa sfida per difendere il mio paese, perché vi dico sinceramente, ho un'età, ripeto, che ho visto l'Italia veramente in piedi, ho dei trascorsi in molte aziende, certo, molte società nel campo finanziario, anzi mi pregio di definirmi sempre che sono un ex uomo ENI, dove ho avuto delle incariche anche di vertice, e francamente vedere l'Italia ridotta in questa maniera mi dà veramente fastidio. Allora ho detto ci metto la faccia, è una sfida, ce la voglio mettere. Un giorno spero almeno che i miei figli diranno mio padre ci ha provato. Non so se ci riuscirò, ma almeno ci ha provato. Credo che molti altri figli non potranno dire la stessa cosa dei propri padri. Antonio Maria Rinaldi ha svolto molti incarichi operativi in banche italiane, nessuno è perfetto, per poi passare dalla metà degli anni 80 dal servizio borsa della Consob, dove adesso il suo mentore Paolo Savone è presidente, sede di Milano, alla Sovit, capogruppo finanziario dell'ENI, fino a ricoprire la carica di direttore generale. Attualmente esercita libera professione ed è docente di politica economica, e noi lo ringraziamo e gli abbiamo detto off record se ci gratificherà di altre sue presenze presso la Linkus Campo University di Roma, quella dell'ex ministro Scotti. Anche lui è mio ex professore dal 1973-74, sì. Politica dello sviluppo. Sempre la Luis. Sempre le immagini poi dei grandi economisti, Marx, Schumpeter, mi correggerà. Schumpeter, perché, giusto, ecco, Schumpeter. Von Hayek, quello che ha... Ci piace un po' meno. Esatto, quello che diciamo ha... Diciamo keynesiani. Bravo. Quello che ha irretito la Thatcher. La nostra Costituzione è keynesiana, non scordiamocelo mai. Lo stesso Federico Caffè fu consulente dei padri costituenti, quindi l'impronta, poi ne parleremo. Come no, un altro amico che lei conosce, che è stato allievo di Federico Caffè, è Nino Galloni, il figlio del... Anzi, organizzeremo, direttore, organizza una trasmissione Galloni... Trasmettiamo comunque cose di... Certo. Posso dire una battuta? Sempre, lei è l'unica TV libera d'Italia ed Europa, lo dica la von der Leyen. Facciamo battute. Allora, io dico sempre che gli studenti di economia quando escono dall'università sono tutti keynesiani, poi però a secondo della convenienza cambiano idea. Io ho il piacere e il privilegio di essere rimasto keynesiano e quindi la mia visione è quella, morirò keynesiano, però sto vedendo che ultimamente ci sono dei grandi ripensamenti di chi aveva tradito l'idea keynesiana, quindi speriamo bene. La copertina del libro, perché è un libro agile, di facile lettura, che farà scoprire a tutti quelli che parlano in televisione di economia che non ne sanno nulla. L'amico di Telambiente, del quale è stato direttore per molti anni, il senatore Elio Lannutti, usava questa frase: i giornalisti sono economici, economici perché costano poco agli editori. E permettetemi la battuta, quando sento, ce ne sono molti bravi, che il senato, che l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi incontra nelle sue presenze nelle TV nazionali, pubbliche e private, ci vogliono fare lezioni di economia e non hanno saputo salvare il loro quotidiano Il Sole 24 Ore, io rimango sempre molto perplesso. Non mettiamo il coltello nella piaga, però ci tengo a dire una cosa. Il titolo innanzitutto è un po' quello che pensano gli italiani ultimamente, cioè se effettivamente la sovranità appartiene al popolo oppure allo spread, cioè ai mercati. E poi ci tengo a dire una cosa, che questo libro è stato, diciamo, frutto della collaborazione insieme agli amici di Scenari Economici, che è quel blog che in maniera del tutto indipendente e autonoma portiamo avanti con un gruppo di 6-7 amici veramente storici, e abbiamo raccolto praticamente una sintesi
di, credo siamo arrivati ai 13-14 mila articoli pubblicati dal 2013 e con dei contributi anche di persone molto conosciute, ecco, e ricordo che lo stesso professor Paolo Savona, io continuo a chiamarlo professor Paolo Savona perché è stato il mio professore di politica economica ormai più di 40 anni fa, e aveva difficoltà a pubblicare dei suoi scritti sui giornali nazionali. Allora mi chiedeva sempre con la formula: se tu reputi opportuno di pubblicare, e la frase era quasi un rito fra di noi, e la risposta era sempre: prima lo pubblico e poi lo leggo, chiaramente. E quindi lo pubblicavamo immediatamente su Scenari Economici. E quindi ci sono i contributi di tutti quanti su questo libro. E ci tengo anche a dire che con l'editore c'è stato un accordo per il quale il nostro soldo, si può dire così? Come no? Ecco, il nostro soldo è stato quello di ricevere qualche copia gratis fra tutti gli autori, cioè la soddisfazione di avere qualche copia fra di noi da regalare agli amici. E gli ho detto, fra l'altro, all'editore Alberti, che è una persona fra l'altro squisita, ha detto: guarda, se ci sarà qualche utile, per cortesia, fammi una cortesia, dalle in beneficenza a qualche istituto, magari per ragazzi disabili, perché credo che sia la cosa migliore. Questo ci tengo a dirlo. Cioè, lo facciamo solo a livello divulgativo, d'altronde guardate Scenari Economici, credo che abbia in cassa non più di 1.000-1.500 euro, ma non ci interessa assolutamente nulla, la nostra soddisfazione, la nostra moneta è la soddisfazione della divulgazione. So che è un argomento strano, ma noi ancora siamo dei puri. No, ma io qui ringrazio sempre il professore onorevole Antonio Rinaldi. Intanto, sempre la copertina del libro, a pagina 142-143, ci sono tutti i nomi di chi ha collaborato alla stesura di questo interessante volume. Ha toccato un tema che naturalmente sarà lui a poter affrontarlo, ma io vi dico che nella prossima puntata del Punto avremo qui in studio Elena Improta, che lei conoscerà benissimo, proprio per parlare di questo tema che l'onorevole ha accennato, dedicando quella trasmissione di Elena Improta ai 30 anni del figlio Mario. Facciamo un riavvolgimento, un rewind, si dice così, vero Gianluca? Sempre le immagini dei personaggi, perché nella prefazione di Luca Telese, leggete il libro, si parla del nonno da parte di madre, non si parla del padre, ma non per una scelta, perché naturalmente sono il se no doveva scrivere un altro libro. Un altro libro, però, perché il padre è stato il presidente del Banco di Santo Spirito. L'ultimo, prima della svendita, diciamo, ecco, da parte dell'IRI. Ed è stato anche il rappresentante della CESM, Nettan Bank in Italia. Quindi voglio dire, Antonio Maria Rinaldi, come il Giorgio La Malfa, è nato sulle ginocchia di che non mi ne parlava. Ci racconti brevemente, perché poi ritornerà, ritornerà qui a Telambiente, sia la vicenda della la valigetta magica piena di contanti, sia anche della storia, perché la sede di Telambiente è sopra una chiesa che sta, perché Telambiente, in questo ho scoperto una grande cosa, che sta tra la chiesa che ha salvato dai nazisti cittadini, partigiani, non solo, e alle spalle c'è dove c'era quel criminale di Kappler, via Tasso. No, è un caso, perché qui siamo praticamente fra Santa Maria Maggiore praticamente e il San Giovanni, e la strada principale è via Merulana, famosa via Merulana, dove c'è la parrocchia di San Marcellino, famosissima, amatissima dai romani da sempre, e per 40 anni questa parrocchia, il titolare, il parroco, era lo zio di mio padre, Don Giuseppe Rinaldi, il quale è addirittura seppellito, però che basta entrare sulla sinistra c'è lui, ed era famoso perché era un uomo molto alto, molto robusto, imponente, e durante la guerra, l'ultima fase della guerra, aveva come giusto, e sarebbe mancato altro, fatto rifugiare in canonica molte persone perseguitate, molti ebrei, esatto, ricercati dai nazisti. E un giorno si presentarono un drappello qui di nazisti col mitra, eccetera, con un affare molto minaccioso, mentre invece il mio prozio
li affrontò dicendo, dice, ma lei chi è? Dice, io sono il capitano, cioè, dice, io sono un colonnello, perché lui aveva fatto la prima guerra mondiale, aveva il grado di colonnello, e gli disse, si metta solo attenti, io sono un colonnello, fuori qua che la prendo a patate nel sedere. E questa forza, eccetera, sì che il nazista si misero paura, addirittura riuscì a spaventare il nazista, che uscì e salvò chiaramente le persone che erano in canonica. Ma questo si rifà, questo da parte di padre. Da parte di madre invece mio nonno era un industriale italiano, facoltoso, e anche lui aveva problemi con il regime, quindi dopo l'8 settembre dovette scappare, aveva la possibilità, e fortuna per lui, con la famiglia, quindi anche con mia madre, scappò in Svizzera, aveva la possibilità e riuscì a riparare. E negli ultimi mesi di guerra era consuetudine, sempre i nazisti di mezzo, che per 5.000 franchi riscattavano un ebreo. E mio nonno era una persona, fra l'altro, anche molto generosa, e quindi ha riscattato, è brutta questa parola a dire, ma per far capire, esatto, quindi dava 5.000 franchi, che allora era veramente una bella cifra, e liberavano un ebreo da sicuramente morte sicura. E lui neanche voleva conoscere, ha detto, no, io faccio del bene, non voglio, eccetera, cioè, ho la possibilità di farlo e lo faccio con molto piacere. E il caso ha voluto, perché poi avviene sempre così, che uno delle persone, era un ragazzo salvato, era il figlio del suo più caro amico. Quindi la storia sempre fa degli scherzi meravigliosi, no? Esatto. Prima di una serie di puntate, sempre con l'onorevole economista Antonio Maria Rinaldi, tutti avete seguito, Teleambiente l'ha seguito, farà una serie di trasmissioni. C'è stata quella votazione al Parlamento europeo che ha equiparato i crimini nazisti e comunisti. Ne abbiamo parlato con Augusto Caratelli, anche lui è rimasto sconvolto. Allora, questo per portarlo, lei non ne ha bisogno, prego la regia di mandare la copertina del libro Guerriglia Partigiana a Roma. Gap comunisti, gap socialisti e SAC, azioniste nella capitale, 43-44, a firma del giovane storico Davide Conti, per le edizioni Odradek. Davide Conti ha scritto anche per la Einaudi, gliene farò avere copia, Gli uomini di Mussolini, un volume pubblicato nella corrala storica della Einaudi, quindi un grande. E qui c'è proprio le motivazioni per le quali è stata consegnata la medaglia d'oro al valor militare alla resistenza a Roma. Eccolo qua, questo è uno che serve per lei, per chi ha questa struttura. No, ma è stata credo mal interpretata, specialmente in Italia, questa diciamo mozione, certo, votata al Parlamento, fra l'altro con larga maggioranza, anche noi abbiamo votato, certo, a favore, chiaramente, perché lo spirito era che si voleva praticamente equiparare ogni forma totalitaria, nel senso che qualsiasi forma dittatura, regime autoritario sono lontani dalla nostra cultura, dalla nostra ideologia, e soprattutto siamo animati dal desiderio che non si ripeta mai più, visto e considerato che, insomma, qualche danno è anche piuttosto fortino è avvenuto. Era questo lo spirito. Poi, visto che invece in Italia è stato un po' interpretato in maniera diciamo diversa, ma lo spirito era quello. Però nella complessità del mondo, come lei mi insegna, chi va a raccontare ai milioni di indonesiani assassinati dalla CIA al tempo di Suharto e di Sukarno? Sicuramente. Oppure sicuramente le manderemo, poi, direttore, dobbiamo magari dare. Fra 10 anni ci sarà il Parlamento europeo, una risoluzione, certo, e te racconto anche io. Anche la storia ha bisogno, certo, del suo metabolismo. Esatto, no? Esatto. Sì, sì, e certo, ti prego di preparare quella bellissima intervista, la metteremo su pendrive, che Salvatore Allende rilasciò a Roberto Rossellini prima della vicenda tragica cilena, e c'è proprio quello che lei dice. Salvatore Allende lo spiegava 40 anni fa, l'uso dello sfruttamento dell'uomo e dell'abbattimento del costo delle materie prime per far aumentare i profitti. Sempre all'economista, in questo caso Antonio Maria Rinaldi, un'altra, perché Teleambiente dà sempre in omaggio libri, La bolla del dollaro, dei giorni che sconvolgeranno il mondo, naturalmente è una storia che va rivista, di Gianfranco Bellini, La banda del Casoretto. E poi lei ci dirà, presumo che, e ci farà le pulci. Presumo, visto da come
Partirà la storia dalla fine degli accordi di Bretton Woods, che ricordo 15 agosto 71, non più convertibilità del dollaro in oro, e da lì poi insomma la storia arriva ai nostri giorni. E prima di entrare su questo tema Bretton Woods, che è stato affrontato in tempi non sospetti da Teleambiente, lei, riprendo le sue frasi, mi scusa il direttore adesso poi, perché è importante, lei dice in Europa c'è una prevenzione verso l'Italia, e io lo dico con affetto quando sento parlare tal Tobias Piller, che lei conosce, mi cadono le braccia, sì, perché se Piller gli deve dare a Piller questo il libro dove lei, e poi ce lo spiegherà più volte, meno volte, la vicenda di Funk, cioè per far capire, e Piller non si ricorda che Bismarck fonda la Germania Unita nel 1861, che l'impero austro-ungarico, quanto che ancora ci parlano dell'Austria e dell'Ungheria, non si ricordano che erano qui predoni sino a Milano e a Venezia. Come no? Allora, innanzitutto diciamo ai telespettatori chi era Funk, se no dice chi è questo Funk, cioè Telefunk. No? Allora, questo signore, Walter Funk, era il ministro dell'economia nazista, inoltre era anche il governatore della Reichsbank, cioè praticamente della banca centrale tedesca. E lui enunciò il piano predominio economico della Germania il 25 luglio, esatto, e questa è la foto, il 25 luglio del 1940, quando praticamente la Francia già era in ginocchio, perché già aveva firmato l'armistizio con la Germania, e per l'appunto la Germania pensava di trasformare la sua vittoria militare in predominio economico. La cosa divertente è che anni fa, parlando proprio con Paolo Sovuna, mi disse: beh, certo, lì il piano Funk è veramente incredibile. Io lo guardavo e dicevo: ma scusami, ma chi è Funk? Dice: ma come, non sai chi è Funk? Dice: no. Mi trattò come dire: ma come, non sei Funk? Cioè, allora iniziai a documentarmi, a verità non lo sapeva nessuno, diciamo. E poi sono riuscito a trovare dei documenti in tedesco, sono riuscito a tradurli anche grazie a mia moglie che è tedesca, e sono rimasto praticamente allibito, anzi sconvolto, perché fra l'altro l'ho riportato anche nel libro, la traduzione del piano Funk, che praticamente è, come si può dire, è esattamente quello che è avvenuto dopo con l'Unione Europea, cioè ci sono delle coincidenze incredibili, dove praticamente dice cosa doveva fare la Germania per poter avere il predominio economico, e ci sono veramente delle incredibili, ma veramente sorprendenti analogie che purtroppo fanno pensare che ciò che non è riuscita a fare la Germania con l'uso delle armi, per fortuna, ringraziando Dio, ci sono libro. Riusciti con l'economia senza sparare neanche un colpo di cerbottana. Perché come abbiamo perso la... Però vedete qual è il problema? Mentre allora ci si poteva difendere con le armi, almeno, e per fortuna ci si è riusciti, e adesso non è possibile, perché purtroppo noi abbiamo firmato e in maniera perlomeno inconsapevole abbiamo dato la possibilità affinché questo è possibile. Cioè, questa non è un'Europa di Altiero Spinelli. Cioè, assolutamente. Poi cerchiamo di fare il punto della situazione di questa Europa, perché in genere si dice subito: ah, voi siete anti-europeisti, no? La prima cosa. Perché? Perché voi andate contro l'Europa. No, noi andiamo contro questa gestione e questa Unione Europea, che è tutto tranne che l'Europa. Ecco, questo è il concetto, perché vedete, l'Europa per fortuna c'è sempre stata e sempre ci sarà. Il problema è che l'Unione Europea invece è figlia di un trattato, che invece ha dei limiti, e ce ne stiamo accorgendo sulla nostra pelle ogni giorno sempre di più, che invece dovrebbe essere rivista, e che tradisce quello spirito invece di Europa che invece è alla base del nostro sentimento, e diciamolo tutta, anche del consenso degli italiani, perché gli italiani sicuramente sono per una Europa, ma non è questa che ci sta proponendo adesso con l'Unione Europea, cioè c'è una deriva
cui noi non ci riconosciamo assolutamente. Beh, l'idea, insomma, prima parlava di Keynes, la questione del, appunto, su questo Prodi, sugli Eurobond e adesso anche Gentiloni sui 1.000 miliardi di investire sul verde oppure... Allora, facciamo un passetto indietro perché altrimenti diciamo sveliamo la fine del film, no? Okay. Cerchiamo di partire dall'inizio del film. Perché siamo nell'Unione Europea? Ricordo che dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono stati vari accordi in Europa che, diciamo, quello più importante, che ricordiamo anche con molta affetto, possiamo così dire, è stato il Trattato di Roma, cioè del 25 marzo del 1956, con la creazione della Comunità Economica Europea, la CE, firmata nella sala degli Orazi e Curiazi del Campidoglio. È rinnovata pochi anni fa, insomma. Sono venuti per i 60 anni. Sì, cioè, sì, sì. Allora, che cosa è successo? È successo che dal 57 effettivamente qualche cosa nel frattempo in Europa era accaduto. E quale fatto importante per modificare, ovvero per evolvere? La caduta del muro di Berlino, anzi fra qualche settimana ci sarà la ricorrenza dei 30 anni della caduta del muro di Berlino. Dopo la caduta, diciamo, dell'Unione Sovietica, praticamente si creano le condizioni per la riunificazione della Germania, che sappiamo era divisa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cosa succede? Succede che i timori del resto dell'Europa, in particolare dei francesi, su questo sicuramente gliene do ampiamente conto e merito, avevano paura che ritrovarsi una Germania unita all'interno dell'Europa, questa volta il pericolo, per fortuna non era più militare ma economico, sarebbe stato un enorme problema per tutta l'Europa. Quindi il passaggio di arrivare, di giungere presto a un accordo economico tale da, non dico mettere sotto tutela la Germania, ma da metterla sotto controllo. Quindi un'evoluzione del Trattato di Roma in Unione Europea, per l'appunto un mercato unico, perché Unione Europea significa nient'altro che creazione del mercato unico, con la condivisione di una moneta, come dire, guarda, mettiamo insieme i nostri destini con, diciamo, delle regole comuni, in maniera tale che la Germania, prima pericolo militare, ora pericolo economico, perché il riscatto della Germania questa volta passava dal marco, si diceva, come si diceva, il marco sta la Germania come la bomba atomica nell'armamento nucleare francese. Effettivamente era vero. E si arriva immediatamente, perché ricordo che del novembre del 1989, la caduta del muro di Berlino, si arriva immediatamente alla firma di un nuovo trattato, per l'appunto il trattato di Maastricht del 7 febbraio del 92, quindi proprio era già tutto pronto, ma ci voleva la scusa per poter fare. E si arriva a firmare un qualche cosa dove, a dire la verità, e vi spiegherò anche il motivo, gli italiani purtroppo sono stati molto ma molto distratti. Professore, l'immagine del libro, che è importante, poi l'immagine degli altri personaggi. Lei ha toccato un tema importante. Prima, parlando dell'ENI, io dico che la tragedia del nostro paese ha avuto quattro punti di riferimento. Olivetti, la svendita del personal computer alla General Electric. Mattei, la... Scusate, prego. Quando voi nominate Mattei mi devo mettere in piedi. Scusate. Prego. Mattei, che aveva creato l'indipendenza energetica e politica del nostro paese, assassinato, benché ne dicano tutte le storie. No, no. Poi l'altra vicenda, la tragedia di Felice Ippolito, non capire che il futuro era dentro di noi. E poi, naturalmente, il contadino Raul Gardini, che aveva capito l'importanza della chimica con l'agricoltura. La Monsanto l'ha voluto far fuori, poi adesso l'hanno comprato le aspirine. Ecco, questo, diciamo, credo che sia un vulnus nel nostro paese che non è stato capito e che sarà difficile recuperare. Dico altre due parole e poi la parola, perché lei ha citato la del muro di Berlino. Quella è stata un'altra grande truffa voluta da quattro personaggi che si sono incontrati come tempesta perfetta. Reagan, la Thatcher, il Papa polacco e Gorbaciov. Beh, c'è Vladimir Jacquet che lo descrive in maniera magistrale con il suo
famosissimo Anschluss, esatto, cioè annessione, perché lì, esatto, non è stata praticamente una riunificazione, cioè, ma di fatto un'annessione da parte dell'Ovest nei confronti dell'Est, dove il conto l'abbiamo pagato anche noi. Per far capire in maniera molto semplice, è come quando si va al ristorante, no? La sera con amici, poi c'è chi magari prende la Fiorentina, esatto, oppure prende, non so, l'aragosta, cioè, esatto, l'altro invece prende il brudino, esatto, prende, non so, esatto, la verdura grigliata, eccetera. Poi però dopo, quando si va a pagare, si paga ognuno, allora, esatto, si taglia il conto, quanti siamo in 10, quanto è il conto, e si taglia il 10, quindi ognuno paga, di fatto chi ha preso poco poi paga anche per chi invece ha preso tanto, ed è di fatto quello che è avvenuto con la riunificazione. Le daremo, la casa editrice, la dottoressa Emilia Zanetti, le daranno l'edizione riaggiornata di Anschluss. È con piacere, perché lo conosco, l'ho letto appena uscito, ho partecipato con l'autore alle presentazioni. Beh, è un must, come si dice. Esatto. Però c'è una motivazione, sì, quando ho detto siamo stati molto distratti, perché sapete, dal giorno in cui è caduto il muro di Berlino, quindi novembre 89, al momento in cui noi abbiamo avuto materialmente in tasca l'euro, certo, cioè il primo gennaio del 2002, esatto, in Germania ci sono stati due cancellieri, cioè lo storico Kohl e Schröder, esatto, con, diciamo, funzioni minori, diciamo, però ce l'ha fatto Kohl, lui il padre un, esatto, po' della riunificazione, ovvero dell'Anschluss delle due Germanie e dell'euro. E in Francia ci sono stati due presidenti, c'è stato Mitterrand e Chirac, esatto, in Italia pensate, perché la figura, esatto, omologabile è il presidente, esatto, del Consiglio, perché è semipresidenziale in Francia, quindi detiene il potere, e il cancelliere, sì, anche in Germania, quindi il presidente del Consiglio in Italia, ci sono stati 14 presidenti, avete capito bene, 14 presidenti del Consiglio italiano, di tutte quante le possibili compagini di colore, quindi sono stati tutti, tutti quanti. Quindi mi domando cosa hanno effettivamente capito quando si presentavano sui tavoli degli accordi, delle trattative, che hanno portato per l'appunto alla moneta unica. Secondo me hanno capito poco, sono partiti le famose foto di rito, no? Esatto. I sorrisini, le pacche sulle spalle, eccetera. Quindi praticamente noi abbiamo firmato, non ho difficoltà a dirlo, in bianco quello che ci è stato imposto. Beh, diciamo che il 92 appunto Mani Pulite, perciò c'è stato un problema italiano. Certo, c'è stato anche lì un rinnovo della classe politica in una certa maniera, sappiamo, e oggi noi paghiamo pesantemente. Però vedete, il grosso problema che mi brucia dentro è che noi purtroppo abbiamo firmato Maastricht senza tener conto della nostra Costituzione. Questo è il vero problema. Allora, fintanto esiste una Costituzione repubblicana, e mi pregio di dire che, avendo fatto il servizio militare anche come volontario, ho giurato fedeltà sulla Costituzione, io la rispetto fino in fondo, finché è quella. Poi se viene cambiata in maniera democratica, ci mancherebbe, io mi adatterò alla nuova Costituzione, però mi sembra che chi ha provato a cambiarla, insomma, ci è rimasto un po' scottato, anche se poi dopo si ripropone sulle scene politiche come se niente fosse. Ogni nome è volutamente casuale. Ricordato che a pagina 49 c'è il piano Funke, le mire tedesche, che sono quelle che abbiamo detto. È dettagliato, è stato tradotto molto, molto bene. Ma la cosa è incredibile, l'ha tradotto sua moglie, da, sì, dal tedesco, vabbè, è una traduzione abbastanza molto fedele. Ma fra l'altro pensi che l'allora ambasciatore italiano a Berlino, vi dico che questo discorso farneticante praticamente di Funke del 25 luglio del 40, dopo una decina di giorni, quindi ad agosto del 1940, l'ambasciatore italiano non fa altro che mandare una nota riservata alla Farnesina, a cui dice: oh, attenzione, guarda che questi qua, esatto, hanno un piano di predominio dove, esatto, il ruolo dell'Italia è estremamente marginale, anzi è considerata praticamente una nazione che deve dare le derrate alimentari alla Germania. Io, cioè, attenzione, esatto, lo dice, come dire, state attenti, perché qui stanno dicendo questo. Allora non c'era internet, non c'era il telegiornale, la televisione, quindi le note andavano per via diplomatica, chiaramente. Quindi avvertì praticamente la Farnesina, quindi il governo italiano, per dire: guarda, sì, è vero che siamo alleati, però guardate che il ruolo che ci viene ritagliato, cioè prendete lo stesso da adesso, ecco, non so se avete capito. No, ma e qui vorrei che lei, siccome nelle televisioni nazionali pubbliche si parla sempre di questo concambio dell'euro, lei lo spiega bene, sì, lo rispiega ai telespettatori. L'unica cosa che io
che lei forse avrebbe dovuto dire, che io dissi a Prodi quando presentò Italia Bene Comune, due errori di fondo. La prima, non avere stampato l'euro e due euri, l'euro e due euro come un dollaro e due dollari. Quello è stato un errore fondamentale, perché dare l'euro all'italiano che non aveva contezza dei centesimi. C'è una percezione cartacea di valore, mentre invece la moneta per noi italiani era considerato spiccio, diciamo. Invece la moneta da 2 euro sono quasi 4.000 lire. E lì lasciarono ai bar 50 centesimi di mancia, che erano le 1.000 lire. E poi l'errore lo commì, l'errore volutamente lo fece Tremonti, il suo collega economista, perché dette la stura all'aumento dei prezzi facendogli evitare la schedina da 1.000 lire a 1 euro. Disse: signori, campo aperto, giocando con billet e i consumatori. Questo è vero, però c'è da dire questo. Innanzitutto l'euro sia da un centesimo fino ai 2 euro, praticamente come si può dire, replicano esattamente il valore di quello che erano i marchi. Esatto. Quindi, pensate che la moneta più grande erano i 5 marchi, esatto, che sono praticamente 2 euro e qualche cosa. Esatto. E praticamente sono esattamente... È lì che Prodi sbagliò. Esatto. E la carta, il cartaceo, più grande erano i 10 marchi, esatto, che sono i 5 euro. Esatto. E praticamente le nostre istanze sono state deluse. Ma d'altronde sapete che noi lo chiamiamo euro, ma... La racconti che è bello, la vacca tedesca, la vacca tedesca. Esatto, addirittura i tedeschi sono riusciti a cambiare anche il nome della moneta, perché la moneta non si chiamava euro, all'ultimo si è chiamata euro, si chiamava e si sarebbe dovuta chiamare EQ. Esatto. Il famoso acronimo, come no? Unità di conto europeo, detto in francese, però sembrava un po' francesizzante, no? EQ. E all'ultimo i tedeschi dissero: no, mi dispiace, non è possibile sostituire l'amato marco con una nuova moneta che si chiama EQ, perché in tedesco dire un EQ si dice ein EQ, che vuol dire una vacca, e quindi sarebbe alquanto impopolare ai tedeschi, che già piangono per, diciamo, la rinuncia all'amatissimo marco, riscatto, diciamo, grande riscatto dopo le due guerre mondiali perse in quella maniera, e quindi dobbiamo cambiare nome. E chiaramente tutti dissero: sì, non c'è problema, e da allora si chiamò euro, ma proprio all'ultimo, questo si sappia. Direttore, però il problema, il problema è vero che all'inizio il problema fu un concambio estremamente penalizzante nei confronti dell'Italia. Noi non eravamo abituati ai tagli, questo è fuori di ogni dubbio. Basta pensare che si mettevano le 500 lire, nel carrello della spesa, esatto, si mettevano 500 lire, il giorno dopo un euro, esatto, quindi 4 volte di più, 2.000 lire. Già questo fa capire un po' il rapporto. La gente non capiva, ma il problema grosso dell'euro è che noi purtroppo ci siamo, diciamo così, assoggettati a dei vincoli di politica economica, per il quale noi siamo soggetti a porre in essere, per l'appunto, politiche economiche non decise dal nostro Parlamento, ma dai vincoli che ci dicono in Europa. Questo è il vero problema dell'euro. E soprattutto non rispettano il dettame costituzionale, perché la nostra Costituzione, e lo dice il primo articolo, perché il libro è praticamente il secondo comma del primo articolo, ma il primo dice che è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi qualsiasi, diciamo, iniziativa e anche di politica economica deve essere tesa, per l'appunto, a lavoro, quella, ed è giusto che sia così. Mentre invece il modello economico proposto dall'Unione Europea, e in particolare per l'euro, si basa sulla rigore dei conti fino al raggiungimento del pareggio di bilancio e sulla stabilità dei prezzi, cioè il controllo dell'inflazione, e non certo purtroppo sul lavoro. La stessa Banca Centrale, e questa è una delle domande che ho fatto a Draghi l'altra settimana, l'immagine in audizione, di Draghi della BCE, esatto, e in commissione Econ, ho detto: ma secondo lei, Presidente, adesso che dal primo di novembre non sarà più presente, ci vorrà dire finalmente come vorrebbe effettivamente una banca centrale? Perché la Banca Centrale Europea si chiama Banca Centrale, ma di fatto non lo è, perché non è assimilabile ai mandati e statuti di tutte le altre banche del mondo, dove ad esempio hanno nel proprio statuto il raggiungimento di un target occupazionale, cioè di occupazione, e non solo un target inflattivo, come invece la BCE. E un pochino mi ha dato ragione.
oltre anche ad altre cose che poi diremo. Sì, io volevo chiedere una cosa per quanto riguarda lo spread, perché appunto poi si è fatta l'Europa, però poi appunto abbiamo i debiti nazionali, perciò ogni Stato è, appunto, può essere attaccato da qualunque multinazionale o bolla speculativa, mentre poi il credito, appunto, c'è la BCE che fa da padrona e logicamente decide. Innanzitutto grazie dell'asset, giuro che non ci eravamo messi d'accordo, però i temi sono quelli. Esatto. Il problema dello spread è che purtroppo, perlomeno gli studenti di economia lo capiscono immediatamente, ma l'euro è di fatto un accordo di cambi fissi, nient'altro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dal primo di gennaio del 1999, perché esatto, due giorni prima, il 30 di dicembre del 1989, ci fu la riunione dell'Ecofin per la determinazione dei cambi irrevocabili, noi ci siamo legati con tutte le altre valute europea dei cambi fissi. Per esempio, noi siamo in questo momento a cambio fisso con il marco a 989,999. Questo è il cambio fisso con il marco. E se noi facciamo addirittura il cross, cioè lo rapportiamo al rapporto del marco euro, che è 1,95583, viene fuori quel famoso 1936,27, che è il nostro concambio, ma così con tutte quante le altre monete, col franco, con la peseta, franco francese, franco belga, quello che era prima. Cosa succede? Succede che l'Europa purtroppo in questo ha fallito. Se pensate, e lo ripeto ancora una volta, da quel 7 febbraio del 92, firma di Maastricht, Maastricht è un paesino olandese sul fiume Mosa, che è diventato famoso perché è stato firmato questo benedetto trattato. Pensate che le famose aliquote IVA, che sono il presupposto per un mercato unico, perché una moneta unica può circolare se c'è un mercato unico, no? One market, one money, famoso assioma. Eppure pensate che le stesse aliquote IVA, che per l'appunto è il presupposto della libera circolazione di beni e servizi, ancora a distanza di ben 27 anni, no, tra po' 28, ancora non sono unificate. Cioè, cosa ci vuole? Si fanno riunioni, contro riunioni, mettiamoci d'accordo per fare le stesse aliquote IVA. D'altronde l'IVA di Milano su beni e servizi è la stessa di Palermo, di Roma, di Venezia, di Bari o di Torino o di Firenze o di Bologna. Non capisco perché, se effettivamente vogliono un mercato unico, non c'è ad esempio le stesse aliquote IVA per stessi beni e servizi fra Italia, Francia, Germania, Spagna. Quindi praticamente si è fatto ben poco. Ma guardate, questo è uno dei tanti esempi che vengono fatti. Purtroppo non c'è di fatto un'integrazione, ma quello che mi duole soprattutto dire, che non c'è una parità fiscale. Quando per esempio in questi giorni si parla tanto di aumentare tasse, oppure di peggio, cercare di fare la lotta all'evasione, premesso che da chi avevo i pantaloni corti sento la lotta all'evasione eccetera, io vorrei dire benissimo, ma nessuno passa per la testa che prima di colpire di fatto i lavoratori, i cittadini normali, bisognerebbe, non so, andare a bussare ad esempio a Lussemburgo, all'Olanda, che permettono ad esempio alle multinazionali di poter fare veramente, veramente, fra illusione ed evasione, delle cose incredibili. Pensate, se voi pensate alle multinazionali sul web, per esempio, che pagano nulla, praticamente a danno ad esempio degli stessi commercianti italiani, lì non dice niente nessuno, e poi se la prendono col cittadino, col povero cittadino, che per la stragrande maggioranza è una persona onesta che paga le tasse fino all'ultimo centesimo, anche perché non ha la possibilità di evadere. Fra l'altro, è giusto? Allora, prima iniziassero loro, poi a ruota arriviamo noi subito. Abbiamo l'esempio della Fiat, adesso FCA Automotive, che sta in Italia ma vive in Olanda e in Inghilterra. Ecco, ma la cosa mi preme dire che tutto quello che fanno è legale, cioè è previsto, non è che fanno qualche cosa di illegale. Lo fanno legalmente perché le leggi glielo consentono. Il problema è che nessuno dice: ma non è possibile stare in un mercato unico dove ci sono alcuni paesi, come per esempio il Lussemburgo, che fra l'altro ricordo ha dato i Natali, si può dire, ecco, ha dato i Natali a Juncker, che fino al 31 di ottobre praticamente sarà il presidente della Commissione europea, è stato anche primo ministro del Lussemburgo, il quale ospita, va bene, multinazionali, facendo pagare veramente gli spicci di tasse a danno nostro e di tutti gli altri paesi. Questo non è tollerabile e nessuno dice nulla.
Cioè, se parlo di paradisi fiscali, diciamo, però, ce l'abbiamo al centro dell'Europa. Come? Prego. No, ho detto, abbiamo i paradisi fiscali, ma ce l'abbiamo al centro dell'Europa. Il centro dell'Europa, ma non esiste, cioè, ma stiamo scherzando. E ci sono addirittura, ecco, questa veramente è una nota di colore, ci sono ad esempio i commercianti che si lamentano giustamente perché dicono, ma guardate, entrano delle persone, si provano, non so, il maglione, si provano la giacca, le scarpe, eccetera, e poi escono. Ma non è perché non li vogliono comprare, è perché se li vanno a comprare sul web, perché le pagano la metà, perché non hanno certo i nostri costi, non hanno l'affitto, non hanno certi costi di luce, non hanno l'INPS, non hanno tutti i balzelli comunali, non hanno il tipo di tassazione soprattutto che abbiamo noi, e quindi possono permettersi di venderlo magari anche a meno della metà. E così avviene. Questo è, questa è la morte del nostro commercio. È la desertificazione. E guardate bene, dietro il commercio, dietro c'è una famiglia, attenzione, c'è la famiglia. Ed è un asse portante della nostra economia, come asse portante della nostra economia le micro e piccole industrie, aziende. Il tessuto industriale italiano non è quello delle multinazionali, assolutamente, è quello delle piccole, piccolissime, micro. Se muoiono loro, muore il sostentamento delle famiglie italiane. In genere ci lavora il nucleo familiare, ci lavora, non so, lo zio, il cognato. È così, è quella che ha fatto risorgere l'Italia, che ha fatto diventare grande l'Italia, e sono le eccellenze italiane. E noi le vogliamo difendere con le unghie e con i denti. Però credo che in Europa non ci sentano questo orecchio. Non ci sentono perché? E cosa deve fare però il bel paese per salvarsi? Perché il tema di fondo è questo. Io lo dissi, ero ragazzo, quando la carta stampata passò dal piombo al freddo, disse ai direttori, guardate che cambia lo scenario. In Italia appena arrivò internet, nessuno capì la pericolosità o positività di internet. E adesso vi lamentate se una testa d'uovo come Bezos ti ha invencato questa macchina infernale, distruttrice del mondo. E voglio aggiungere una cosa anche sulla, sulla questione delle monete, appunto, perché quando c'è stato il distacco tra l'oro e le monete, accadrà lo stesso per Libra o i Bitcoin sulle monete? Perché? Ma guardate, è chiaro che, tanto per dare un piccolo flash così di memoria storica, Bretton Woods ci fu di fatto la diciamo non più convertibilità del dollaro in oro. Perché? Perché fino ad allora praticamente, teoricamente almeno, alla carta stampata doveva corrispondere una certa quantità a garanzia di oro. Addirittura si era arrivati al rapporto di 35 dollari ad oncia, teoricamente chiunque avesse avuto in mano 35 dollari poteva presentarsi a uno sportello della Federal Reserve e chiedere un'oncia d'oro. Solo che negli anni 60, in particolare per la conquista della Luna, dove sono stati spesi veramente delle cifre, e la guerra del Vietnam, quella soprattutto, e la guerra del Vietnam, avevano praticamente dissanguato, per il quale praticamente per quanti dollari c'era era necessario che tutta la luna fosse d'oro per poter avere un minimo di convertibilità, e quindi decisero chiaramente, visto che l'oro praticamente era al rialzo, di non più convertire, quindi era soltanto sulla fiducia che veniva data ai mercati sulla emissione della carta, e quindi è stato una pietra miliare, diciamo, il fatto della rottura degli accordi di Bretton Woods, siglati addirittura prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1944. E poi dopo ci sono stati tentativi di ancoraggio con il sistema monetario europeo, poi c'è stato il famoso IQ, no? Quello che abbiamo detto che poi è stato cambiato. Che IQ a voi! Che è diverso, è un po' il papà dell'euro, diciamo, chiamiamolo così, il papà dell'euro. Con dei presupposti diversi, perché non era a cambio fisso, ma con delle bande di oscillazione, ma il principio era quello. Va bene, e adesso noi addirittura abbiamo una moneta unica che dovrebbe essere gestita in un certo modo, però ci siamo resi conto che queste regole vengono utilizzate come metodo di governo sovranazionale. Allora, finché esistono dei governi nazionali che sono eletti con il suffragio universale in modo democratico nei vari paesi, il discorso è proprio lì, cioè i governi nazionali sono completamente esautorati da qualsiasi potere decisionale, quindi finché esistono le elezioni libere e democratiche che eleggono dei parlamenti,
è giusto che i parlamenti abbiano l'ultima parola e non più i vincoli esterni, magari gestiti da persone di nominati e non eletti, perché quello è il vero problema. Io posso anche non essere d'accordo su un governo, ma almeno l'espressione democratica della maggioranza di un paese va rispettato. Poi dopo, se non sono in grado, sarà il pubblico, il popolo, che rimane sempre sovrano e deve rimanere sovrano, a decidere se sostituirlo. Però l'ultima parola, i veri azionisti del paese, deve sempre comunque rimanere il cittadino. Se questo non avviene, ma noi c'è qualche cosa che in democrazia non funziona. Prego. No, anche sui trattati internazionali non possono in qualche maniera andare in contrasto con la Costituzione italiana. C'è sempre il primato, esatto, sempre il primato. Ma guardate, anche qui è strano. In Germania c'è una Costituzione che può essere attivata da un cittadino, chiunque può fare un quesito costituzionale. In Italia invece non è possibile, sappiamo che è possibile solo da parte del Parlamento o da parte del potere giudiziario, per alcuni quesiti di costituzionalità. E che cosa succede invece? Che la Germania ribadisce il principio del primato della legislazione nazionale su quella europea. Da noi invece, esatto, purtroppo avviene di fatto, anche se a verità non dovrebbe essere così, ma di fatto c'è il primato del diritto, diciamo, internazionale su quello nazionale. Non ho capito questa disparità, non si è capito questa sudditanza, questo servilismo, questo non ho capito. Beh, questo ricordo anche l'ultimo trattato, quello del CETA, che appunto, esatto, è stato approvato dal governo italiano, non ratificato dal Parlamento, però in vigore, ma addirittura non si sanno neanche con esattezza tutti gli allegati, cioè noi non sappiamo neanche, esatto, quali siano gli allegati. Questa mi dispiace, ma la democrazia non funziona così. La Rivoluzione francese ci ha insegnato altre cose. C'è una persona, ci tengo a dirlo, poi vi dirò chi è. Tempo fa mi dice, vedi, la più grande conquista dell'uomo, della storia, non è stata magari quella della penicillina o chissà di quale medicina, di quale scoperta, diciamo, scientifica, conquista, essere andati sull'Everest, sulla Luna, non lo so, certo, ma aver attribuito la sovranità al popolo, perché ha messo tutti quanti sullo stesso piano. E ha fatto veramente in modo che ognuno era esattamente identico all'altro. E davvero, hai perfettamente ragione. Quello è stato un po' una specie di sentiero che mi ha portato ad amare ancora di più la Costituzione. Per la cronaca, quella persona che mi ha detto questa cosa è Paolo Savona. Il libro è curato dagli autori di Scenari Economici. Europa e Italia come, quando e perché, ce lo spiegano Scenari Economici Antonio Maria Rinaldi con il contributo negli anni del professor Paolo Savona. Lei in questo libro lo cita e spiega anche ai colti e agli inclitti cosa volesse Savona, che è molto frainteso, certo, volutamente o inconsciamente, per non averlo letto. Beh sì, certo, infatti... Voglio fare una battuta, magari se ho criticato qualcuno, ma non mi interessa perché lo penso veramente. E da questo punto di vista sono un libero pensatore, quindi quello che penso non ho problema a dirlo. Questa è un'Italia molto strana, stranissima, perché si nega a una persona del livello, uno studioso veramente, un grande economista, allievo dell'unico premio Nobel dell'economia italiana, Franco Modigliani, uno dei primissimi italiani ad fare il master negli Stati Uniti all'inizio degli anni 60, quindi è una persona universalmente riconosciuta come uno dei più grandi economisti italiani, uno dei più grandi monetaristi a livello internazionale, ed è stata negata il dicastero, esatto, dell'economia, perché ha osato solamente criticare l'impostazione euro. Mentre invece poi, ma non è una, è solo una considerazione, non me ne voglia nessuno, poi invece magari a chi non ha neanche sostenuto un esame di economia, perché è professore di storia moderna e credo che non abbia mai sostenuto neanche un esame di economia, mi riferisco a Roberto Gualtieri, è invece ministro dell'economia solo perché ha sempre detto che l'Europa è la cosa più bella di questo mondo. Ecco, questa è un'Italia molto, molto strana. Savona è stato attaccato fortemente, perché invece conosco molto bene il pensiero
di Savona. Savona innanzitutto è un italiano con la schiena dritta e ha vissuto, perché ricordo è stato ufficio studi di Banca d'Italia, direttore generale di Confindustria, dovrei stare qui un'ora a dire tutto quello che è stato, presidente di banca, è stato presidente del Fondo Interbancario Tutela Depositi a difesa del risparmio italiano, così come dice la Costituzione, e si è battuto contro il bail-in, quell'altra cosa assurda partorita dall'Europa, e ha sempre detto, guardate, che per salvare l'Europa, ma l'Europa nel senso vero questa volta della parola, bisogna radicalmente rivedere completamente tutta la governance dell'Unione Europea. Se questo non avverrà, purtroppo si distruggerà l'Europa. Solo per aver detto questo, che dice delle parole sante, la verità, e purtroppo è stato, diciamo così, additato come antieuropeista, mentre invece lui è un europeista nel dire questo. La parola al direttore, poi chiudiamo. Ma quello che così mi ha reso e mi rende perplesso, perché al tempo della Prima Repubblica tutti parlavano bene di Savona. Sì. Perché dopo è accaduto questo? Perché è una persona che non ha mai avuto paura di dire la verità, lui è rimasto un saldo molte... come Cossiga. Esatto, infatti lui era anche consigliere economico di Cossiga. Che noi abbiamo intervistato più volte. Esatto, e purtroppo al difetto di amare l'Italia, e io anche nel libro dico, lo ringrazio perché mi ha, diciamo, insegnato come effettivamente la politica economica deve essere messa al servizio del proprio paese, perché la politica economica oggi come oggi è determinante per il futuro e il destino del paese, e soprattutto mi ha fatto capire molto bene nel giusto modo come si ama il proprio paese. Questa è una cosa che gliene sono grato, perché non ho mai fatto parte di nessun partito politico, ve lo dico sinceramente, neanche ai tempi dell'università non ho mai avuto nessun tessera, mai nessun tipo di attività politica. Ho preso la tessera, così si può dire, quando praticamente sono state il giorno in cui sono stato candidato alle elezioni europee, quindi non ho mai avuto nessun tipo di tessera, sono sceso in campo perché mi è stato chiesto di presentarmi e di portare avanti per appunto queste idee. Ho ringraziato di darmi questa possibilità e sono lì nel gruppo della Lega, nel gruppo Identità e Democrazia, ma mi sento di rappresentare veramente con orgoglio, con enorme orgoglio, il mio paese, nel bene del paese. La domanda e poi la chiusura. Sì, direttore. Diciamo che logicamente è un cambio di governance, ormai appunto con le elezioni già europee già fatte, di conseguenza già abbiamo un quadro, i prossimi 5 anni, se non succede nulla di che, sarà questo, perciò è difficile da pensare un cambio di strategia. Insomma, beh, già sono 3 anni e mezzo, non sono più 5 anni, se non succede nulla prima. Una domanda, nel senso, l'Italia può, per esempio, come certi economisti indipendenti in qualche maniera scrivono anche, attuare una seconda moneta per riattivare il mercato interno? Ma tutto è possibile, è solo una questione di volontà. È chiaro che in questo momento, come ho detto prima, le regole europee sono utilizzate un po' come metodo di governo esterno. Cosa vuol dire? La sintetizzo con una frase di Oettinger. Oettinger, ricordo che è un commissario europeo in scadenza, quel simpatico signore il quale disse, credo un anno fa, i mercati insegneranno agli italiani come votare. Esatto. Quindi è il massimo della democrazia, insomma, è ovvio, sempre così gentili nei nostri confronti. Ebbene, questo signore, subito dopo, diciamo, la formazione di questo nuovo governo, che per l'appunto vede il PD e il 5 Stelle insieme, ha detto candidamente faremo in modo di ricompensare l'Italia, come dire, guarda, siccome prima non c'erano congeniali quelli di prima e adesso li abbiamo puniti, adesso invece li ricompensiamo. Ecco, questo non lo vorrei sentire in Europa, cioè nella governance europea, sentire frasi e concetti di questo genere non fanno altro che avvalorare le nostre tesi, ecco, perché non è questo quello che i cittadini italiani, i cittadini europei vogliono sentire da un'Europa, insomma. Certo, e conoscono bene anche i cittadini greci, insomma. È molto bene, poveri greci. Ricordiamo che in Grecia sono sospese le cure antitumorali perché la Grecia è in default, e qui poi apriremo prossime trasmissioni. Posso essere cattivo?
Sì, lei deve essere cattivo. Ecco, allora lei ha detto giustamente, in Grecia veramente è stata fatta una macelleria sociale, nel vero senso della parola, sono state addirittura opzionati, venduti porti, ferrovie, esatto, servizi pubblici dai tedeschi ai cinesi, è stato fatto veramente di tutto. Però vorrei ricordare che il 27 febbraio del 1953, purtroppo ho buona memoria, questo è un mio enorme difetto, anche la Grecia firmò il Trattato di Londra, dove fu abbonato il debito estero, esatto, della Germania, esatto, fra cui anche noi, anche il Portogallo. Certo. E la Germania se ne avvalse, perché se non diciamo tagliava questa parte di debito estero non avrebbe potuto accedere al, praticamente, sia al Fondo Monetario che al Piano Marshall. Esatto. Quindi ne ha avuto un enorme vantaggio. Mi duole che quando poi la Grecia ha avuto bisogno, i tedeschi se ne sono dimenticati, noi no. Ma i tedeschi sono sempre tedeschi, io ricordo sempre sì, più giovani. Purtroppo sì. Ricordatevi di Alexander Nevsi, quando i tedeschi e i polacchi volevano annettersi la Russia, mai la Russia si è voluta annettere, sì, la però Polonia. Facciamo però anche lì una distinzione, sì, perché vedete, un conto è i governanti tedeschi, un conto è il popolo tedesco, e ultimamente il popolo tedesco sta iniziando a capire certe cose. Quindi facciamo sempre una distinzione fra i governanti, certo, e fra il popolo, come è giustamente fare, infatti, la differenza di allora, anche se c'erano molti proseliti, eccetera, fra i nazisti e il popolo tedesco, come fra qui il regime fascista e gli italiani. Insomma. Ma ricordiamo sempre che il socialdemocratico, per fare capire al pubblico la complessità che viene tradotta, che mentre non si vuole che l'Italia apra la via della seta, ma qui faremo la prossima trasmissione parlando, sì, di Trump, sì, mini dollaro, Xi Jinping, Schröder, che lei conosce bene, e perché lui può essere il rappresentante di Putin e nessuno ne parla con il secondo gasdotto e noi invece non possiamo parlare? Ma mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, dica, di Schröder, che è un po' la punta di tutto quanto. Esatto. All'inizio degli anni 2000 il malato d'Europa si chiamava Germania. Esatto. Poi hanno risolto in maniera brillante, esatto, è un eufemismo chiaramente, con lo stesso Schröder, il quale permise, esatto, la cosiddetta svalutazione, sì, salariale, esatto, con i famosi ARS, piani ARS. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ormai l'hanno capito tutti, nella attuale moneta unica, non essendo più possibile la svalutazione monetaria, cioè perché abbiamo, sì, il cambio fisso, l'euro è per tutti, è tutti uguali, l'unico modo per poter essere di fatto competitivi è svalutare il lavoro, cioè i salari. Esatto. E quindi la svalutazione salariale, cioè chi paga alla fine sono i lavoratori, e ce ne siamo accorti. La regia è perfetta. Allora, la copertina del libro, rubiamo qualche secondo alla regia, la copertina, voglio parlare sulla copertina. Chiediamo al direttore e all'economista e politico Antonio Maria Rinaldi di tornare qui a Dell'Ambiente proprio per affrontare, come si dice, con l'abecedario tutti questi temi. Vedete, Europa, Italia, come, quando e perché, ce lo spiegano scenari economici e Antonio Maria Rinaldi, con i contributi negli anni del professor Paolo Savona. Naturalmente il titolo è provocatorio, ma tutto il libro spiega fortemente che la sovranità appartiene al popolo, ovviamente. Grazie al direttore di Teleambiente, nonché il suo editore Stefano Zago, grazie al professor Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega Gruppo ID, e grazie al nostro comune amico Augusto Caratelli. Alla prossima! E sempre comunque a testa alta. Non ci vergogniamo di essere italiani, anzi siamo molto fieri e orgogliosi di esserlo. Grazie! Lina alla regia, rimanete con noi.